Bentornato nel mio canale YouTube. È buio o chiaro oggi? Qual è il tuo segno oggi? Guarda il video per scoprirlo. Oggi è mercoledì 21 luglio 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Sentimenti in pole position grazie alla Luna. Il bel sestile in gioco tra la Luna e Saturno infonde ai vostri sentimenti, sempre caldi ed entusiasti, una nota di stabilità. La lontananza spegne i fuochi piccoli e accende quelli grandi, recita un proverbio, divenuto poi canzone dopo una trasferta. Dovete ammettere che è davvero così: la mancanza di qualcuno, della sua voce, del suo odore, a lungo andare si fa più profonda, quasi devastante. E con che gioia anche voi, distratti giramondo, aspettate il momento del ritorno. Un piccolo miracolo finché lo vagheggiate, poi magari, tornati al solito tran tran, comincerete a rimpiangere il viaggio. Sempre così, si vuole sempre quel che non c'è, un sogno da inseguire, una fantasia da rendere reale, parola di Giove entusiasta allo zenith, incurante dei cambiamenti di situazione e di umore, nei quali incespicate di continuo. Una coppia è in crisi, perdite d'affetto, rotture, separazioni, divorzi, cause tra ex partner o coniugi, rivalità. Un rivale si fa avanti e distrugge una coppia. I single incontrano persone che li useranno a loro vantaggio abbandonandoli successivamente. Il vostro partner oggi si dimostrerà particolarmente geloso e potrebbe farvi qualche piccola scenata, non sottovalutate tuttavia questo sentimento che lo pervade. Con il tempo potrebbe assumere contorni sempre più netti. Se state per chiedere un prestito o un mutuo fate in modo da prendervi tutto il tempo necessario per fare le scelte giuste. Marte potrebbe mettervi fretta e potreste commettere errori. Fate attenzione alla durata del finanziamento e all'importo delle rate. Sarà bene che oggi manteniate un atteggiamento professionale e distaccato dalle persone che vi circondano, qualcuno potrebbe essere tentato dal mettervi in cattiva luce. In serata è preferibile organizzare qualcosa con amici o conoscenti. Una persona a voi cara vi sta pensando e sta cercando il modo per rifarsi vivo. Se è un Ariete o un Gemelli presto si farà vivo con un SMS. Non date motivo agli altri di criticarvi o di fare pettegolezzi sul vostro conto, in particolare se vivete un amore clandestino fate in modo che questo resti ben nascosto. Sarete interessati a un breve viaggio, magari potreste unire l'utile al dilettevole. Frequentate solo amici di provata fiducia e di cui conoscete veramente tutto, evitate compagnie che potrebbero farvi perdere pazienza e tempo. Buone possibilità di prendere nel tardo pomeriggio una decisione che potrebbe cambiare in parte la vostra vita. Seguite il consiglio solo di persone vere, sincere e di cui vi fidate quasi ciecamente. Se stai pensando a una decisione importante, prima di prenderla fai attenzione alle tue risorse e alle conseguenze. Poi decidi il giusto. Cominciate pure a concentrarvi sui regali che dovrete fare ai vostri cari nelle prossime occasioni di festa. In amore sarete seducenti come non mai e potrete lanciarvi alla conquista del cuore di chi vi interessa. Se avete la sensazione che vi sia stato tolto qualcosa, a partire da oggi vi sarà restituito con gli interessi. Cambiamenti in vista per quanto riguarda il lavoro. Una giornata che conferma le splendide indicazioni del giorno appena trascorso, anzi, che le amplifica. È una splendida Venere in Leone a toccare le corde della vostra sensibilità, specie se appartenete alla gemellina prima e seconda decade e a promettervi una serena armonia in famiglia e nella cerchia delle vostre amicizie più significative. Uno stato di salute psicofisica ottimale sarà la condizione ideale, per occuparvi di quel che avete lasciato in sospeso o non vi è soddisfatto nel passato e cercare di risolverlo nel migliore dei modi. Quella di oggi sarà una giornata un po' nervosa, riflettete bene su una situazione che vi vede coinvolti direttamente. La Luna in opposizione chiede prudenza, molta prudenza. Per quanto riguarda il lavoro, potrete scivolare in qualche polemica di troppo, cercate di mantenere la calma. In questa giornata, cari gemelli, dovete riflettere bene su quello che state vivendo nella vostra relazione. La Luna opposta vi spinge a essere prudenti. Sul piano lavorativo attenzione alle polemiche.
Ogni giorno vi mettete alla prova, cercando delle novità che vi facciano battere il cuore e che vi diano la grinta necessaria per intraprendere nuovi percorsi. Questo è molto intelligente da parte vostra, e dimostra quanto vi stiate dando da fare per il vostro futuro. Cercate di non dare troppo peso ai primi ostacoli, altrimenti sarà inutile essere così intraprendenti, quando vi lasciate abbattere da piccole problematiche. Ritroverete comunque la vecchia energia, ad attendervi e a sostenervi, anche nei momenti più difficili. Antipatica la luna all'opposizione, o meglio antipatica a voi, perché vista da altre prospettive, dal momento che la verità non è mai univoca, appare disponibile, allegrona, goliardica, insomma una stupenda compagna di viaggio, moderata quanto basta dal sestile di Saturno, che le impedisce di fare troppe follie in una volta. Il vero problema del vostro segno è la quadratura che la bianca signora forma con Giove allo zenith, generosissimo con tutti e perfino eccessivo con voi, molto dà, ma molto anche toglie, lasciando a voi l'onere di gestire autonomamente il vostro denaro con le vostre forze. E qui casca l'asino. Mercurio in seconda casa fa quello che può, ma l'imprevisto per voi è sempre dietro l'angolo. Amore ed Eros, sentimenti appassionati, perfino esagerati, ma instabili, basta un filo di vento per trasportare il cuore altrove e farvi volgere lo sguardo in un'altra direzione. Sospiri per una persona lontana che vi ha lasciati senza un ciao, sempre così, si rincorre ciò che non si ha, dimenticandosi di apprezzare ciò che invece è a portata di mano. Potreste essere in vena di organizzare una festa o invitare altri in giro per condividere un po' di tempo con voi. È anche una splendida occasione per incontrare gli ex amanti che hanno ancora una piccola fiamma che brucia per voi. Una nuova fiamma vi incendia i sensi e, specie se appartenete alla prima e seconda decade del vostro segno, ha il potere di colorare di poesia il legame appena cominciato. Chi di voi invece abbia una relazione di lunga durata, sperimenta, sotto l'azione di un Marte vigorosissimo, un innalzamento del valore del rapporto in termini di complicità, di stima, di fermo appoggio reciproco. Quest'ultima ipotesi è più in evidenza se nati dal 12 al 17 giugno. Lavoro e denaro, trattative rallentate, comunque fruttuose. Guadagnate discretamente e potreste anche risparmiare di più, non fosse per qualche imprevisto che vi costringe a spese non preventivate. Ma non tutto il male vien per nuocere, strisciare la carta di credito a voi non spiace mai, soprattutto se vi distrae da un problema sentimentale causa di malinconie e qualche lacrimuccia. Un bel viaggio programmato con cura rischia di saltare all'ultimo minuto, non solo per i problemi pandemici, sono le vostre sicurezze a vacillare, il timore di trovarvi in preda a qualche guaio vi fa desistere prima ancora di provarci. Finalmente ora potreste avvalervi di collaborazioni e contatti che vi consentiranno di portare avanti i vostri progetti, accettate i consigli, fatevi aiutare da chi vuole darvi una mano. Un'occasione particolarmente conveniente che muterebbe al positivo la vostra attuale condizione lavorativa vi viene proposta in ufficio in questo nuovo giorno di metà luglio. Consigliatevi con amici fidati e persone competenti prima di dire di sì. Benessere, un movimento brusco eseguito a freddo, cercando di allenarsi e di perdere quel po' di ciccia che vi è rimasta attaccata dal lockdown, ed ecco che strillate di dolore. Per fortuna passa in fretta, ma la voglia di far ginnastica è già passata. Un filo golosi a tavola, specie se qualcuno in casa cucina molto, troppo bene. Neppure il sonno per voi è un problema, sarete anche nervosi. Ma quando toccate il vostro bel lettuccio fresco e profumato, dormite come neonati 9 ore di filato e se non ci fosse la sveglia. Andreste avanti ancora. Ma di che segno siete, gemelli o ghiri? L'energia astrale di oggi ti fa sentire vivo e aperto a nuove cose. Il miglior complemento a queste energie emotive sono una dieta facile da seguire, lo stretching. Preferite alimenti leggeri come zuppe, insalate e pesce. Per lei, della relazione con la propria suocera ciascuna dice peste e corna, mentre voi, in controtendenza, siete costretti ad ammettere che è una gran donna, spigliata, intelligente, moderna, perfino più di voi. Ha molto da insegnarvi e lo fa con simpatia e piacere.
Per lui, grandi progetti professionali in mente grazie a un capo che stravede per voi, riconoscendovi la scintilla del genio. Avete buone probabilità di realizzarli traducendoli in realtà. Che fortuna, quando si ha stoffa, incontrare qualcuno che la sappia riconoscere senza invidie. Colore delle emozioni, fragola. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 9. Finanze, 9. Benessere, 7. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.